Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un mega episodio di In Cucina con Ciccio Burger Edition. Raga, un video particolarmente goloso perché andiamo a fare il porcellino. I nostri ingredienti sono abbastanza semplici, questo è quasi un omaggio a Napoli, quindi non so se chiamarlo il porcellino napoletano, non lo so. Comunque sappiate che è un omaggio a Napoli, perché oggi andiamo a fare il classico panino con la porchetta con friarielli ripassati, una grattata di caciocavallo bello stagionato. Andiamo a mettere una nostra maionese rivisitata e poi ragazzi, è la prima volta che mi viene un pane del genere. Si è sentito. Ho fatto la ricetta quella là di Benedetta Rossi, ma l'ho impastato tipo se fosse pizza. È uscito questo. Se arriviamo a 50.000 like, vi faccio vedere la mia versione di questo pane qua, ma calcolate che un misto fra 200.000 pani ed è bellissimo ed è buonissimo. L'ho assaggiato, ah tra l'altro oggi vi dico brutte notizie, musica tetra, pioggia, cose, nuvoloni, fulmini, non posso assaggiare il panino perché mi sono messo a dieta, lo farò assaggiare a Big Love e ci dirà da 1 a 5 quanto è buono il panino, va bene amore mio? Allora accendiamo la nostra padellina e accendiamo l'altra padellina perché io ho preso un pezzettino di porchetta. Allora la cotenna la togliamo perché deve essere super fresca, se no fa cagà. La taglio così, così ci abbiamo sia la parte un pochino più grassa, le spezie, e la parte magra in padellaus a riscaldare. Ok, però dobbiamo fare attenzione a questa qua perché comunque vedi si scalda subito e noi non vogliamo rovinarla assolutamente. Mi vado a prendere peperoncino e aglio e li vado a pulire. Allora, dato che non ce sto a fare tempo con i tempi, bruschetta, ve la faccio vedere. Veronica, fagli vedere com'è venuta bella gustosa. Io nel mentre procedo ho tirato fuori la porchetta, ho spento la padella, ma in quella padella ci vado a mettere un goccino di olio in più. In quest'altra padella, intanto tolgo il pane così voi vedete meglio, ci vado a mettere uno spicchio di aglio, anzi in realtà due. Ci vado a mettere un po' di olio e ci volevo andare a mettere un po' di peperoncino. Calcolate che questi qua sono i peperoncini, quelli che coltiviamo qua sul terrazzo nostro. Andiamo a mettere un po' di peperoncino, niente di che, giusto pizzica, ma non tanto, ma lo riutilizzeremo più avanti, quindi andiamoci calmi. Andiamo a prendere questo caciocavallo molto stagionato. Mentre l'aglio e il peperoncino vanno, prepariamo praticamente un bel soffrittino e ci andiamo a grattare il nostro caciocavallo in fiocchi belli grandi. Ordunque, oserei dire, andiamo a buttare i friarielli nell'olio e li andiamo a ripassare per bene. Purtroppo la mia pinzetta oggi non ce l'ho. Ce l'ho la pinzettina, scusa che chef siamo, calcolate che qua in realtà ci andrebbe un po' di olio in più. Non me ne privo, raga. Non me ne privo. Ecco, finiamolo e via. Ciuccetto finito, passa paura. Quindi andiamo a ripassare un po' la verdura. C'avete presente la codica? Che c'ha i suoi grassetti. L'andiamo a mettere un secondino in padella. Andrà a dare sapore, perché nel mentre qua facciamo tutto vado a tagliare il nostro pane super croccante. Guardate quanto è bello. Facciamo un'altra fetta. La maledetta sta lasciando i suoi, guardate, praticamente si è cotta, però non ne vale la pena, fidatevi. E vale la pena andarci a mettere a schiaffare le nostre due fettine di pane. I friarielli sono fatti, li lasciamo qua, ma raga, 5-10 minuti massimo. Con il coltello che ho appena tolto mi vado a fare un piccolo
trito, perché andiamo a modificare quella che è la nostra maionese. Nel mentre giriamo il pane. Maionese, sei una petitigione. Un cucchiaino lo mettiamo dentro a 3 cucchiaini di maionese. Ci prendiamo il nostro peperoncino, ci mettiamo i semetti, ci vado a mettere qualche goccia di coso, non mi ricordo come si chiama, tabasco. Questa salsina che io ci metto il mignolino, no, non ci ho messo il mignolino. Mamma mia che buona! Prendiamo il pane che si è bruscato. Questo sarà la nostra base, un po' della nostra salsina. Quindi bello, un bello strato preciso, e lo andiamo a fare qua. Il nostro porchettao, e ci vado a mettere un po' di pepe. Spegniamo. Cime di rapa. Detto questo, è il panino dedica che faccio a Napoli, perché Napoli io sta sempre nel cuore. Ho sempre detto, ho fatto un live show di Fortnite a Napoli, uno dei più belli in assoluto. Ci metto il peperoncino, ci metto l'aglio, ci metto tutto, eh. Ci andiamo a mettere il nostro caciocavallo, che ripeto, non dovrei farlo qui sopra, perché poi mi si sporca il piatto. Ok, mi si sporca il piatto. Questo qua, pian pianino, si andrà a sciogliere, ve lo garantisco io. Vado a chiudere con l'ultima salsina. Questa, che è calda, va sopra e andiamo a schiacciare. Questo avanzava e lo togliamo. Questo è il mio porcellino napoletano. Pane fatto in casa da noi, facciamo finta che è un casareccio fatto in casa. Abbiamo la nostra rivisitazione con una maionese piccantina molto particolare, la nostra porchetta bella grigliata, succolente, bella calda, con i friarielli ripassati con peperoncino e aglio, per finire di nuovo la nostra maionese e il nostro pane. Raga, io ho uno squaglio di tonsille senza timore, eh? Cioè senza ombra di dubbio, un taglio di me. Mamma mia, com'è cremoso sto paninazzo! Io non so, io non mi posso tenere un mozzico perché c'è di tutto. Non posso. Io non posso, ragazzi, non posso. Big Love, tu da fuori o da dentro? Da fuori vuoi tirarci un mozzico? Va bene, amore. Michele, non far vedere. Censura. Michele, censura, deve essere tutto censurato. Tiraci un'altra botta, fallo per me. Se poi. Vai, amo, sì! Com'è? Buono? Allora, c'è Veronica che sta dicendo che è buonissimo. Quanti panini? 5 panini. Lo sai che è buono? Il peperoncino si sente? Il formaggio gli dà un sapore gustoso. Più alta la voce. Il formaggio? È gustosissimo. È buonissimo, vieni tu. Però scusami, ma io non sto ancora in chetosi. Io non sto in chetosi, io sto facendo un'ottima dieta. I prodotti ancora non li ho presi. Un mozzico. Piccolo. 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 Mozzichetto, eh. Però voglio parte più questa qua col peperoncino. Sarà uno dell'ultimo video che potrò fare un assaggio, perché poi uscirà un vlog dove vi spiego. Ma piccante, si sente il peperoncino, tabasco, la maionese vellutata, ma poi arriva la senape di Digione che ti dà quel tocco in bocca particolarissimo. Il formaggio è super cremoso, i friarielli ripassati sono buonissimi, buonissimi. Il pane, ti giuro su Dio, se io faccio questo pane qua io non lo compro mai più. Cioè, già prima
Lo so che non arriviamo a 50.000 mi piace, perché adesso stanno tutti a vedere Fall Guys. Insomma, questi video qua si caga quasi nessuno. Non è vero, però, per dirvi, no? Io non ho mai fatto un pane del genere, mai visto farlo da nessuno, bellissimo. E regà, vi voglio bene, mi raccomando, un bel pollicino in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi. Arriviamo a 50.000 like, ragazzi, arriviamo a 50.000 like. Qui sotto in descrizione trovate il mio referral link di Amazon e di Instant Gaming se volete comprare dei giochi. Amazon, se volete utilizzarlo, utilizzatelo solo da PC, perché da cellulare non va. Vi voglio bene, regà. Bella.